Ciao a tutti e a tutte. Ho deciso di tenervi un attimo compagnia perché oggi mi sono dedicata un po' a me, nel senso che ho lavato i capelli, li ho asciugati da Ricci, ho fatto la pedicure, ho stirato, però ho detto posso fare un video. No, in realtà ne volevo fare un altro. Ho fatto tipo una ricetta ieri pomeriggio di tipo non so se avete presente il Danubio, una cosa del genere. Mi ha passato mio papà, ha fotografato una ricetta da un giornale e ho provato a farla. A lui è venuta benissimo, a lui è venuta benissimo, a me non è lievitata, cioè sono venuti, è mangiabile, però non è da mostrare di sicuro. E vabbè, avevo voglia di fare un video, ho detto ciao, che visto che mi sono anche agghindata per farlo. E sono andata ancora quando lavoravo alla Lidl a fare la spesa. Ovviamente le cose fresche le ho già quasi consumate tutte, però ho comprato anche qualche geggino, ho detto perché non farlo vedere e teniamo un po' di compagnia alle mie amiche di YouTube. Allora, sono quattro cavolate, era giusto per così stare un po' insieme a voi. Però dunque, ho comprato soprattutto cose per la cucina, cioè ho preso questi aggeggi. Allora, ho preso innanzitutto questo coltello, che è un coltellino piccolo in ceramica. Io ne ho uno già grande, non dell'Ernesto, di un'altra marca. E lo uso spesso per tagliare le verdure, eccetera, però mi serviva uno piccolino, questa misura qua che tagliasse bene, l'ho visto e l'ho preso. Tra l'altro anche il suo coprilama e insomma, secondo me sono molto carini e comodi questi in ceramica. Oltre ad essere colorati, tagliano anche bene e questa è una bella misura. Pensavo fosse così, aiuto, perché poi questi se vi sbagliate vi taglia via un dito, quindi fate attenzione, pericolosissimi. Ecco qua, vedete, qua c'è il coltellino, c'è tutti i colori pastello, è carinissimo, e qua c'è il suo zacchete, così se voi lo ritirate, anche se andate a toccarlo, non succede nulla. E poi ho comprato queste tre cosine qua, che sono perché poi tra l'altro io sono anche sul gruppo Lidl su Facebook, però è uscita fuori un po' un casino perché in molte filiali, mi sembra sabato e domenica, chiudono il no food, quindi se tu compri qualcosa di no food su settimana lo metti sul gruppo ti dilaniano perché dicono ecco non sono beni di consumo primario eccetera. Infatti vi dirò che io avevo un po' paura di girare fra quelle corsie, però poi ho chiesto alla ragazza, mi ha detto no, no, tranquilla, puoi comprare. Però sinceramente ero un po' timorosa, perché ho detto qua se mi vede qualcuno, ma in realtà io sono andata, anzi non so se nelle vostre città, ma qua a Biella, vabbè, non siamo in tantissimi come un Milano, come altri, però noi stiamo andando sempre a fare la spesa, questo anche quando lavoravo, proprio da quando c'è questo allarmismo, sempre in pausa pranzo, e vi dirò che non troviamo, troviamo pochissima gente, quindi sarà anche per quello forse che si poteva comprare questa. Sto guardando che sembra mia mamma quando si è sposata col trucco uguale. E allora ho comprato questi, con quanto mi perdo. Queste sono in silicone, sono delle porta tartine. Siccome io paciocco parecchio con la pasta brisée, con la frolla, con quelle cose lì e non ho niente in silicone come di questo genere, quindi li ho presi per fare anche magari la catalana. Ce ne sono 6, costa 3,99 euro. Potrebbero anche usarsi per le Yankee Candle, per lo Scenter, però sono troppo grandi, ho già provato. Infatti volevo quasi fare un doppio uso, o tenerle ovviamente solo per quello. Poi ho comprato questi qui, sempre in silicone, che sono sempre... sto distruggendo le confezioni, quindi se sono... che sono 4, 8, questi sono 12, sono più piccolini per fare tipo i muffin.
quelle cosine lì, salati, dolci, ripeto, non ne ho mai avuti di questi qua colorati. Secondo me sono comodi per tante cose, anche se non so, si fanno dei piccoli budini. Sono utili secondo me in cucina. In questo periodo poi io sto smanettando la grande. L'ultimo che ho preso, perché ovviamente li ho presi tutti e tre, ho preso questi che sono i più belli. Questi sono meravigliosi proprio. Questo è da mini budino. Sono piccolini. Non so bene cosa ci farò, però li ho voluti prendere perché appunto non ho cose per. Tipo i flan, quelle cose proprio piccole piccole, sono anche questi di tre colori, verde, giallo e rosa, e 3,99 euro, ne avete 6, vedete, nel buco così fare. Io adoro il budino, infatti adesso ne stiamo anche facendo, non dico giornalmente, però tante ricettine dove ci vanno questi cosini qua io non li avevo e sono contenta di averli preso. Per ultimo ho preso questa. Mi serviva una crema idratante perché le avevo finite, come avete visto nel video dei finiti. Questa crema qua, sempre l'ho presa alla Lidl, è della Sien Wild Rose. Era in super promozione, l'ho presa proprio perché ho detto, siccome non c'è più questa linea, faccio che prenderla e provarla. Costa sui non più di 3 euro, 2-3 euro al massimo. E quindi insomma la proverò e vi dirò come va. Basta, è tutto qui, quello che ho fatto oggi. Oggi no, quando sono andata alla Lidl un attimo, perché qua si esce ogni tanto. E niente, io volevo farveli vedere, con l'occasione vi saluto. Stiamo tutti a casa, stiamo vicino. Io cercherò di fare altri video se le cose mi lievitano magari. E, a proposito, magari c'è qualche cuoca fra di voi, ma cosa cambia fra il lievito di birra normale e quello secco? Perché io l'unica variazione che ho fatto in quello, appunto, era richiesto il lievito di birra secca e l'ho messo invece quello normale da frigo. Magari è stato quello per cui non ha lievitato questo pan brioche fantastico. Che il gusto è buonissimo, però non è venuto morbido e alto. Vabbè. Niente, ciao, vi saluto, un bacio.